giornalista che non te capitte se uomo o donna. Piero Angela. Piero Angela, servirebbe una tedia. Un attimo, tolo, tolo un attimo. Non ha capito. Sì, hai serve una tedia per Piero Angela. Vai con la sigla. Fate finta voi che c'è la sigla. E io ballo sopra, no? Buongiorno, benvenuti nel mondo di Quark. Oggi avrei voluto parlarvi dei pesci. I pesci con le spine seguono la corrente, gli altri vanno a batterie. Ma preferisco invece parlarvi di una specie di animali che quando non volano stanno sempre in mezzo a noi, gli uccelli. Vabbè, vediamo di andare oltre. Oh, yeah. Sapete, io sono timido, veramente sono timido, ci sono però dei personaggi, no, perché uno pensa, uno che parla davanti a tutta questa gente non può essere timido, non vuol dire, ci sono personaggi anche più famosi di me che magari hanno un contatto con 50.000 persone in uno stadio e sono anche più timidi di me. Mi viene in mente un grande campione del calcio al quale io sono molto legato perché è il capitano per poco tempo, ormai per un mese, del, diciamo, della squadra del mio cuore. Io vengo da Roma, quindi per forza di cose la Lazio non può essere perché non si sa chi è il capitano. Invece la Roma. La Roma ha ancora come capitano Francesco Totti. Qualcuno lo definisce uno ignorante, non è vero. A parte che ha scritto un sacco di libri, per esempio questo, dal titolo Tutto quello che so. Vabbè, questa è la seconda edizione. Nella prima però era tutto scritto, solo che poi hanno dovuto togliere gli errori di ortografia. Ma Totti non è ignorante, semplicemente è timido quando si trova a parlare davanti a un microfono. Ma si vede che è uno sveglio, si vede dallo sguardo. Cioè, è normale che sono molto felicissimo, che abbiamo giocato una bella partita, credo, cioè, penso, anzi, ritieno che possiamo fare pure più meglio e se continuiamo, se si continua a giocare senza remore, per me è più facile vincere lo scudetto che capire quello che ho detto. Allora.